Consigliere Tatarella, ieri è stato proprio il sindaco Sala ad aprire questi 3 giorni di Forza Italia, sul palco c'era naturalmente anche la coordinatrice Gelmini e il senatore Romani. Come giudica quello che ha detto Sala, quindi collaborazione sulle battaglie importanti tipo la Consob, la RAI, anche la questione dell'evoluzione fiscale, della devoluzione fiscale? Ma sono assolutamente d'accordo rispetto ad alcuni temi, uno su tutti l'EMA che purtroppo abbiamo appena perso, ma la battaglia quella per la RAI, quella per la Consob, una battaglia anche sulla fiscalità di un comune importante come quello di Milano, sono battaglie che vanno fatte insieme al di là dello schieramento politico. Dopodiché questo non vuol dire inciucio, lo dico in modo inequivocabile, le differenze oggi tra noi, il Partito Democratico e la sinistra, sono differenze insommortabili. Basti pensare ad esempio al tema dello Ius Soli, al tema dell'accoglienza dei migranti. Quindi è evidente che su questi temi c'è uno scontro forte, come è giusto che sia, su invece temi che riguardano il futuro della città e il futuro dei cittadini milanesi, credo che sia opportuno che un'opposizione come Forza Italia debba assolutamente essere responsabile e cercare nell'interesse di tutti di trovare una soluzione. Secondo lei in questo momento Milano di cosa ha bisogno maggiormente? In questi giorni si parla ancora della questione sicurezza dopo quanto accaduto alla Parco Lì. Ma adesso senza strumentalizzare quello che è accaduto al Parco Litta, che è evidente che è la punta di un iceberg, un evento tragico di cronaca nera come quello che è successo negli scorsi giorni. Esiste a Milano sicuramente un problema di sicurezza, basta fare un giro vicino alla stazione centrale e ci si rende conto che probabilmente c'è qualcosa che non funziona. Non bastano semplicemente ogni tanto i blitz da parte della questura, c'è bisogno di qualcosa di più strutturale per cercare di marginalizzare un fenomeno che è quello della migrazione che colpisce duramente le grandi città, in particolar modo Milano. E l'altro tema è quello delle periferie. Il più grande fallimento della Giunta Sala riguarda proprio il tema delle periferie. Hanno nominato un delegato, hanno messo a bando molte risorse sul piano periferie, ma di fatto poi nulla è cambiato, anzi lo stato di abbandono delle periferie purtroppo è aumentato. Nonostante ci siano state delle riqualificazioni di alcuni quartieri? Ma io non ho visto grandi riqualificazioni, ho visto dei bandi che sono più rivolti al mondo del terzo settore, delle cooperative per cercare di, attraverso operazioni di inclusione sociale, stemperare un po' il clima che si è creato in alcune zone periferiche, ma non ho visto quel cambio di passo che ci si aspettava rispetto a un tema così importante. Quindi ad oggi il giudizio sulla Giunta è un giudizio molto negativo e probabilmente anche la sconfitta di EMA pesa al sindaco perché non ha nulla da raccontare ai cittadini milanesi.